Riassunto degli episodi da 6 a 10. E fu così che Tallon IV ed Iter caddero per mano di Phase, ma non furono gli unici pianeti a subire un devasto. Gli Alimbi erano una società militare pacifica che possedeva un sistema solare con diversi pianeti. Un giorno, però, un'entità gassosa si schiantò su Alinos, uno dei loro pianeti. Assunse un aspetto simile a quello degli Alimbi e iniziò la sua strage. Era Gorea, un distruttore di pianeti. Gli Alimbi dovevano fermarlo, così progettarono il cannone Omega, arma in grado di rilevare il punto debole del nemico. Per fare ciò, però, c'era bisogno di tempo, cosa che gli Alimbi non avevano. Crearono così una nave prigione, l'Oblitus, e ci intrappolarono dentro Gorea e il cannone Omega, in modo che l'arma avrebbe potuto avere il tempo di analizzare il nemico e, nel caso qualcuno entrasse nell'Oblitus, avrebbe potuto ucciderlo. Per creare tutto ciò, gli Alimbi spesero tutte le loro energie mentali e i loro corpi fisici svanirono dall'universo. Nemmeno i Brioniani continuarono a vivere con prosperità. Erano una razza di rettili divisa tra scienziati e religiosi. Questi ultimi volevano chiudere gli scambi di beni con le altre razze, visto quello che era successo ai Chosu di Tallon IV, ai Luminot di Iter e agli Alimbi. Mentre gli scienziati non erano d'accordo. Scoppiò così una guerra civile che si concluse con la sconfitta di entrambe le fazioni. I sopravvissuti regredirono ad uno stato di animali, selvaggi, privi di coscienza, che avrebbero ucciso e sbranato chiunque atterrasse sul loro pianeta Brio. Di tutte le antiche razze dell'universo restavano solo i Chosu di Zebes, i quali avrebbero presto lasciato il posto alle nuove giovani razze. Tra queste c'erano gli umani, i quali riuscirono a creare navi spaziali in grado di superare la velocità della luce ed entrarono negli affari galattici. Venne fondata una grande federazione galattica, insieme a molte altre razze aliene pacifiche. Al contrario, nelle zone più remote dell'universo, diverse specie di ladri, assassini e predatori fondarono un grande impero, quello dei pirati spaziali. Quando la Federazione Galattica e i pirati spaziali entrarono in contatto, questi ultimi iniziarono l'assalto. La vasta e potente Federazione riuscì a tenere i pirati al di fuori delle sue frontiere, ma doveva tenersi pronta per eventuali attacchi a sorpresa. Gli umani strinsero buoni rapporti con i Chosu di Zebes e stabilirono una piccola colonia sul pianeta K2L. Qui nacque l'umano Samus Aran. Un brutto giorno, una brigata di pirati spaziali guidata dal generale Ridley assaltò la colonia, saccheggiandola e seminando distruzione e morte. L'unica sopravvissuta fu Samus e venne soccorsa dai Chosu, arrivati però troppo tardi per salvare i suoi simili. La ragazza crebbe su Zebes, venne istruita e addestrata ogni giorno. Raggiunta la maturità, i Chosu donarono Samus una tuta energia ed una navetta rispettivamente per difendersi e per viaggiare nell'universo e riunirsi con i suoi simili. La ragazza lasciò Zebes per raggiungere il quartier generale della Federazione Galattica. A quel punto i profeti ebbero un'ultima visione. I pirati spaziali stavano per attaccare Zebes. I Chosu nascosero tutte le loro reliquie in posti che solo Samus avrebbe potuto trovare e attesero l'arrivo dei nemici. I pirati invasero Zebes ed eliminarono i Chosu dopo un lungo combattimento. I Chosu si erano estinti. I pirati scovarono un supercomputer del pianeta, il cervello madre, e lo trasformarono in un'entità maligna, il loro nuovo leader. I pirati si stavano diffondendo rapidamente nell'universo. Avevano persino individuato il pianeta Tallon IV, disabitato a causa del Phason, e vi c'erano stabiliti per studiare ed impossessarsi del minerale radioattivo. Tuttavia, a causa del campo di forza creato dai Chosu, non potevano risalire alla sua fonte. Nel frattempo, su SR388, atterrò una nave spaziale di scienziati umani, i quali stavano esplorando l'universo. Fu qui che la razza degli uomini e quella dei Metroid si incontrarono. Un piccolo venne scovato dal gruppo di scienziati. La creatura volante uccise uno dei ricercatori, risucchiando le sue energie vitali. Gli altri, spaventati, catturarono qualche esemplare di Metroid per studiarli meglio e fuggirono dal pianeta. Sulla strada di ritorno tentarono di comunicare con il quartier generale della Federazione Galattica, ma Cervello Madre intercettò la trasmissione dei dati. Ordinò ad un gruppo di pirati di assalire la nave spaziale e rubare le creature. Alcune vennero inviate su Tallon IV, altre sul loro pianeta più vicino, il cui nome è risolto sconosciuto, anche se probabilmente è Urtragius, e le più forti vennero spedite su Zebes, proprio da Cervello Madre. I pirati spaziali volevano usare i Metroid come micidiali bioarmi. Alla cacciatrice d'Italia Samus Aran venne assegnata la sua prima missione,
eliminare i pirati spaziali su Zebes. La ragazza capì immediatamente che i pirati avevano ucciso la sua seconda famiglia. Atterrò su Zebes e distrusse qualsiasi creatura che cercò di bloccarle la strada. Dopo essersi resa conto della minaccia, Cervello Madre ordinò ai generali Riddle e Kraid di eliminare Samus. Quest'ultima non impiegò molto tempo per sbarazzarsi dei nemici ed entrò a Turian, la meccanica fortezza del pianeta dove si nascondeva il supercomputer. Samus riuscì a sconfiggere Cervello Madre e quest'ultima attivò una sequenza di autodistruzione di Turian per cercare di eliminare la ragazza. La giovane fuggì da Zebes con la sua navetta, ma una squadra di navi spaziali dei pirati colpì il velivolo di Samus e lo fece precipitare nuovamente su Zebes. La ragazza, senza più la sua tuta energia, si infiltrò nel grande tempio dei Choso e trovò le rovine della razza che l'avevano cresciuta. Superò gli enigmi del tempio e svelò la tuta energia leggendaria, una seconda tuta energia nascosta dai Choso tempo prima, i quali predissero che le sarebbe servita. Con la nuova tuta, Samus si infiltrò nella nave madre dei pirati spaziali, si scontrò con Ridley Robot, o Mecha Ridley, e fece saltare in aria l'enorme velivolo, fuggendo poi a bordo di una navetta dei pirati spaziali. Questi ultimi lasciarono il pianeta Zebes col terrore.